Innovative School, cos'è e quali sono i temi principali di cui si occupa? Innovative School è un'iniziativa che Acer a livello EMEA ha voluto intraprendere con le scuole più innovative, da qui il nome, mettendo al tavolo i personaggi più impegnati nel mondo della didattica digitale di questi istituti perché potessero, permettetemi il termine, contaminarsi positivamente in termini delle metodologie didattiche innovative, in modo tale che le best practice testate in un paese anche lontano come il Sudafrica potessero essere implementate magari in qualche istituto anche italiano e anche viceversa, e creare una rete armonica sempre orientata a migliorare l'inserimento della didattica digitale nella metodologia didattica di tutti i giorni. Si parla sempre più spesso di integrazione tra education e progetti di humanity. Cosa significa? È importante come azienda che lavora con le scuole cercare di portare all'attenzione il nostro contributo a temi sicuramente importanti come il green, la corporate social responsibility, l'attenzione allo sfruttamento delle risorse, a tutto quello che potrà garantire, oltre alle sfide del futuro dal punto di vista del lavoro, anche alla sostenibilità del nostro pianeta. E la scuola è chiaramente attore principale per poter formare le coscienze e la consapevolezza nelle menti degli studenti e porre i giusti temi all'attenzione di tutti. Noi come azienda contribuiamo cercando di portare i nostri prodotti che hanno un consumo energetico molto responsabile, molto ridotto, e promuoviamo e premiamo, incentivando le scuole a generare dei progetti che possano nel futuro portare una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità e chiaramente anche un uso più consapevole delle risorse finite del nostro pianeta. Qual è la forza di Acer? La nostra forza credo sta nella parola ecosistema, che ci è tanto cara e tanto a cuore, e oggi siamo proprio qua proprio perché ne siamo parte insieme in Paradigitale, e grazie alla collaborazione che abbiamo con diversi attori che hanno anche dei compiti totalmente differenti ma sempre comunque incentrati nel mondo della scuola, nel mondo della didattica, ci siamo un po' allontanati dalla visione tradizionale di industria di information technology per metterci al servizio di veri protagonisti, di chi fa la scuola tutti i giorni, ovvero docenti e studenti in primis, e collaborando con le istituzioni, con associazioni scolastiche, con i produttori di tecnologia a nostra volta, quindi aziende come Microsoft, come Google, e collaborando con loro periodicamente delle revisioni delle strategie. Noi ci sediamo, ascoltiamo, cerchiamo di capire che cosa possa servire un domani ai docenti e agli studenti per migliorare la didattica multimediale, e cerchiamo di arrivare sul mercato con le soluzioni che ci vengono richieste. Verso la rivoluzione digitale, quali sono le soluzioni per le scuole? Possono essere molteplici e in base alla capacità di investimento, all'indirizzo didattico che si vuole dare all'insegnamento. Sicuramente partiamo dai device digitali tradizionali, quindi i notebook nei loro vari fattori di forma, i PC fissi, i laboratori di informatica, i tablet, ma anche con uno sguardo sempre attento alle tecnologie più futuribili. Oggi stiamo parlando di X-Reality, tutto quello che riguarda il mondo dell'immersività, che permette a questi contenuti di proiettare docenti e studenti in un ambiente di apprendimento molto più entusiasmante, molto più coinvolgente, che è studiato, e oggi vedremo anche grazie alla ricerca, come aumenta la capacità di immagazzinare più velocemente i dati e contemporaneamente fa un grande passo avanti, crediamo anche nel mondo dell'inclusione, e sicuramente avvicina gli studenti alle sfide del mondo del lavoro che tra poco li attendono, e cercando sempre di più di agevolarne l'uscita dal mondo accademico e l'inizio del mondo del lavoro. Grazie mille Riccardo Tavola di Acer. Acer ha voluto contribuire in maniera molto importante e decisa a questa ricerca perché da tanti anni, da più di 10 anni, stiamo percorrendo insieme a diversi partner del nostro ecosistema un percorso nelle scuole dove andiamo a promuovere la buona tecnologia. Però era necessario fermarsi e fare una riflessione e capire se davvero la scuola, i docenti e soprattutto gli studenti traessero dei benefici dall'uso del digitale. Era forse anche abbastanza rischiosa come domanda, anche il titolo stesso, digitale sì, digitale no, poteva esporci anche dei rischi dal punto di vista del ritorno sull'utilizzo del digitale, ma come dicevo prima era assolutamente in linea col fatto che noi vogliamo contribuire alla buona riuscita dell'inserimento del digitale nelle pratiche didattiche. Non vogliamo che il digitale sia assolutamente protagonista di una didattica arida, ma che sia il giusto mezzo, il giusto compagno per i veri protagonisti della didattica, ovvero docenti e studenti, al fine di prepararli al meglio alle sfide del futuro, del mondo del lavoro di domani.
Oggi già l'interazione tra uomo e macchina è assolutamente centrale e con grandissima probabilità nel futuro lo sarà sempre di più. Quindi è fondamentale che si scrivano i paradigmi dell'utilizzo del digitale, che si capiscono quali siano i benefici, come regolamentarlo e si sottolinea ancora di più l'importanza dei docenti nel percorso didattico.